credo che la BTS sia uno strumento per il riconoscimento di ciò che siamo e di ciò che è in seconda attenzione. Strumento di sintesi della consapevolezza. Quando prima mi dicevi no, della BTS a un certo punto può non servire più, e questo mi ha fatto riflettere, no? E la BTS è il trait d'union fra il non BTS e il trascendere e includere la BTE, quindi è quello che ci dà questa possibilità di portare anche dall'inconsapevole al consapevole e soprattutto di dare una struttura a questa consapevolezza. È un po' come metterci intanto degli occhiali, almeno questo è quello che sento io, metterci degli occhiali e vedere che mi compaiono delle cose che prima non vedevo. Quindi è proprio un completamento anche proprio di puzzle. E anche la struttura che c'è è un qualcosa che ci aiuta per passare, secondo me, dalla mente inferiore alla mente superiore. Quindi è proprio uno strumento di crescita. E poi attraverso la BTE, appunto proprio perché ho riconosciuto delle cose, ho visto che c'era già la BTE in qualche modo nella mia vita e quindi l'ho ancora di più consapevolizzato. È un processo sicuramente invisibile per me, che però lo vedi poi nella manifestazione. E in questa manifestazione, ecco, io ci sono passata dalla confusione, cioè il non sapere dove sei, quindi le mappe ti aiutano a orientarti, per poi passare al non bisogno di... cioè alla fiducia. Il passo importante per me è stato proprio il fatto di affidarsi a qualcosa di più grande, in cui ci sono io, in cui c'è la forza, in cui c'è qualcosa di più grande. Per cui attraverso questo riuscire proprio a mollare tutte quelle che sono i confini, i limiti, ciò che limita in qualche modo, che comunque ci sono ancora, perché ripeto, per me è un processo ancora in continuo che credo che continuerà sempre, però li vedi e quindi riesci appunto a salire uno scalino nella montagna della visione, in qualche modo. L'ho chiamato un effetto regolamentatore del sentire.